Adesso io passo la parola con piacere alla dottoressa Patrizia Losciuto, che ci farà una brevissima panoramica su quella che è la situazione dell'organizzazione di Zero Waste Italy e poi appunto ci illustrerà le interessantissime idee di imprese di start-up. Buongiorno a tutti, ringrazio l'organizzazione di avermi invitata e di darmi questa opportunità di condividere con voi argomenti importanti in questo XXI secolo, e come appunto la problematica dei rifiuti, risorse, come vengono gestiti e come possono essere opportunità di economia, opportunità di impresa, opportunità di mission anche come cittadini che si impegnano, cittadini, comuni, imprenditori, amministrazioni. Rifiuti zero è un percorso. Noi abbiamo un obiettivo da raggiungere, la strategia Rifiuti zero punta all'annullamento dei rifiuti entro il 2020. Magari non ci arriveremo mai, magari è un percorso problematico, difficile, ma abbiamo una meta. Abbiamo un percorso, è molto più importante quello che facciamo quotidianamente piuttosto che l'obiettivo forse impossibile da raggiungere. Però dobbiamo puntare a avere una visione precisa. Ecco, i cittadini possono fare tantissimo con il loro impegno se le buone pratiche sono messe in atto dalle amministrazioni, però resta sempre diciamo, quello spazio oscuro, un po' ombroso, che è quello appunto delle industrie. Vedremo più avanti, durante la giornata, il problema di questi rifiuti che non si possono né riciclare, né compostare, né riusare, né riutilizzare. E allora quello è proprio un problema, è una patologia del sistema di digestione dei rifiuti. Il sistema non digerisce quel 20%, perché sapete bene che si può arrivare all'80, l'82%, ci sono città italiane che implementano le buone pratiche e portano avanti i percorsi virtuosi, ma resta sempre quella parte oscura, che è quel 20%, che deve essere immesso nelle mani di chi produce. Quella è una cattiva progettazione industriale. Vedremo più avanti, appunto, entrando nel dettaglio. Prodotti pensati male, prodotti che il sistema della natura non può digerire. E allora oggetti con materiale, ad esempio, poliaccoppiato. Noi cittadini non possiamo differenziarlo. Oppure oggetti che testimoniano una grande inciviltà, l'inciviltà dell'usa e getta, l'usa e getta, oggetti che hanno una breve durata di vita. Basta osservare nelle nostre vite quotidiane, e andiamo al bar, spesso ci danno il bicchiere di plastica, sì, si può riciclare, però eticamente che senso ha immettere nel mercato un prodotto che ha pochi istanti di vita, il tempo di bere quell'acqua e poi è già rifiuto. Zero waste, rifiuti zero appunto, è un nuovo approccio, un nuovo percorso, un nuovo modo di pensare, di progettare il nostro XXI secolo. Vediamo durante la giornata, appunto vi faccio vedere un po' i punti, lo scenario attuale, la gestione delle risorse, la risposta che possiamo dare con la strategia Rifiuti Zero, l'impresa e l'economia Rifiuti Zero, le esperienze americane, perché ricordiamoci da dove è partito tutto questo, appunto dall'America, sembra strano perché è il modello di consumismo per eccellenza. Le esperienze americane, appunto, delle imprese rifiuti zero e le esperienze europee. Nel pomeriggio affronteremo
tutte le esperienze italiane, che sono tante, che sono tantissime. Poco fa Lucia ha parlato appunto di come la strategia rifiuti zero è stata diffusa in Italia, sin da 2007, pensate, sono passati 7 anni, 8 anni quasi, e abbiamo assistito a una diffusione incredibile delle buone pratiche, ma soprattutto sono i cittadini a chiederlo. All'inizio è stato proprio così, per opporsi agli inceneritori, all'industria sporca. Sappiamo, non mi soffermo su tutti i disastri e i danni all'ambiente e alla salute, ma anche oggi sono le amministrazioni a chiedere. Sapete, io coordino la Zero Waste Italy, che proprio è un movimento, adesso associazione nazionale, che coordina tutte quante le attività, diciamo locali, gli attivisti che localmente si impegnano per chiedere che nei loro territori siano applicate le buone pratiche. Oggi sono gli amministratori, sono i sindaci, oggi sono gli assessori che ci sollecitano, ci chiedono, e questa è una grande conquista. E sempre di più anche il mondo delle imprese, no? Idee innovative per diciamo, utilizzare tutto quello che c'è attraverso, diciamo, il percorso di rifiuti zero e fare appunto economia. Ma partiamo dallo scenario, lo scenario attuale. Nel mondo sono prodotte 4 miliardi di tonnellate di rifiuti all'anno. Non è una situazione, un panorama sereno, però dobbiamo partire da quello che non va per arrivare a quello che, diciamo, che si può fare. Negli Stati Uniti, che è il primo paese al mondo per quantità di rifiuti prodotti, vengono prodotti appunto 226 milioni di tonnellate all'anno, e l'Europa segue questi modelli di consumo con 225 milioni di tonnellate all'anno. E l'Italia produce sotto i 30 milioni di tonnellate di rifiuti, e questo è un dato del 2012, 504 chili di rifiuti prodotti in media da ogni italiano in un anno. E voglio soffermarmi un attimo perché ci sono zone d'Italia, ad esempio mi riferisco alla zona di Treviso, dove le buone pratiche arrivano ad ottenere percentuali altissime, parliamo dell'80-85%, parlo del consorzio Contarina. Lì addirittura c'è una produzione di rifiuti bassissima, con 50 kg per abitante. Vedete come lì dove vengono applicate le buone pratiche i risultati ci sono senza dubbio, e i cittadini seguono. Ma dove finisce tutto questo, diciamo, rifiuto che non è riciclato, non è riutilizzato? Il 40% finisce nelle discariche e l'11% è bruciato in impianti di incenerimento. Ma qual è il sistema attuale? Un sistema, se ci pensiamo bene, più avanti vedremo in che maniera, potremmo definire un sistema perverso di gestione delle risorse. È un sistema lineare. Ritorno indietro. Questo? No, dell'Italia. Mancava la... perché ero rimasta nella slide dell'Italia, riferito all'Italia, non nel mondo, no. Quindi è un sistema lineare di gestione delle risorse, ma vediamo in che modo i produttori realizzano i loro prodotti per immetterli nel commercio, i rivenditori appunto vendono questi prodotti, noi consumatori consumiamo, facciamo una scelta. Un momento, diciamo, che a volte anche per pochi minuti ci pensiamo, ma questo oggetto quanti rifiuti, quanti imballaggi contiene? Se solo pensiamo, no? Ero in aeroporto ieri e osservavo le confezioni dei profumi. È incredibile quanto imballaggio, tutto per rendere la merce estremamente attraente.
estremamente luccicante, ma tutto questo genera rifiuti. Sì, è riciclabile, ma se a monte penso a un prodotto che già, diciamo, non genera problemi, sicuramente siamo nella strada giusta. Quindi noi consumatori possiamo scegliere, compriamo questi prodotti e in seguito, quindi quello che resta va a riciclo, se tutto va bene, le istituzioni locali investono dei denari, dei fondi per avviare appunto il riciclo e quello che resta appunto va in un sistema, diciamo, non sostenibile, che è quello delle discariche e degli inceneritori. Vedete che è un sistema di gestione, i rifiuti muoiono, cioè le risorse muoiono, è un sistema lineare, c'è una nascita, c'è un percorso, un'evoluzione e c'è una morte. Abbiamo bisogno di un nuovo sistema, il sistema di domani, del presente, del futuro prossimo, di un nuovo, diciamo, di un modo migliore che individua le responsabilità del produttore, il sistema dalla culla alla culla. Si intende appunto che chi progetta, chi produce, vende o usa un prodotto si assume tutta la responsabilità di quel prodotto che immette nel mercato rispetto all'impatto ambientale del prodotto durante tutte le fasi del ciclo di vita. E in questo modo appunto i produttori immettono nel mercato, vanno nei centri, appunto nei negozi, i rivenditori, noi consumatori abbiamo potere d'acquisto, possiamo scegliere, quello che resta va nei centri di raccolta differenziata e il materiale riciclato appunto va, diciamo, essere utilizzato per creare nuovi prodotti. E vedete, è un sistema circolare, è un sistema che entra in armonia con quello che già esiste in natura, si tratta solo di osservare come le cose funzionano e si tratta solo di copiare. Quindi in questo modo mettiamo tutta la responsabilità nelle mani dei produttori. Vediamo più avanti in che modo. C'è appunto una direttiva europea, la 98/2008, che individua questa responsabilità. Nulla può essere messo nel mercato se non è progettato a monte. E quindi questo è il sistema dalla culla alla culla, cradle to cradle, e questi sono i due, diciamo, inventori, se così possiamo dire, un architetto americano più, diciamo, uno studioso tedesco, che parlano appunto della eco-efficacia. È una soluzione innovativa che parte dalla progettazione di filiere che prevedano il reinserimento di questi materiali di nuovo nei cicli produttivi. Ma stiamo parlando appunto di qualcosa che è pensato quindi da persone che si impegnano, no? Anche sotto l'aspetto scientifico, a dimostrare che questo modo circolare di gestire le risorse oggi è conveniente, oggi è da applicare. E questo imprenditore belga, Gunther Pauli, ha appunto, avete sentito sicuramente parlare, sostiene appunto che è arrivata l'era della blue economy, e l'economia del futuro che si ispira alla natura. Dicevo poco fa, si tratta solo di osservare come le cose avvengono, è un modello di business naturale, no? Osservare già quello che abbiamo, we use what we have, questo in un momento di crisi è fondamentale. Siamo sempre attratti da quello che non c'è, anche nelle nostre vite. E mi manca questo, devo comprare questo, devo andare, ho bisogno di questo, sempre un bisogno, no? Senza veramente capire cosa ci serve. Allora si tratta di fermarsi e vedere, dal punto di vista appunto, parlo delle idee imprenditoriali, vedere quello che c'è. C'è questo, cosa posso fare? Avere un momento appunto di riflessione. E Gunther Pauli lo ha dimostrato. Ha vissuto a lungo in Sudafrica e nel Parco Nazionale Kruger ha appunto sperimentato questa idea di blue economy
e con una piantagione di limone che è al servizio degli ospiti del parco, appunto. Praticamente la polpa residua e la scorza dei frutti sono riutilizzati in 7 attività produttive, con appunto un risultato di rifiuti zero. Vediamo oggi pomeriggio l'esempio di Funghi Espresso, che si è ispirata a questa realtà imprenditoriale, prima startup e adesso è sul mercato, si è ispirata appunto alla Blue Economy di Gunter Pauli, dà una risposta vera e concreta che il rifiuto è appunto una risorsa. Ma vediamo, ascoltiamo Gunter Pauli direttamente. We used to have an economic system whereby we were expecting people to invest more to save some money and then repay the extra costs. That kind of a business model is not going to work anymore. What we're needing now is actually energy systems that will cost less, generate more revenues, and build up social capital. We're in a society where we can't accumulate more debt. There's so much debt of the private sector, so much debt of the government, that it doesn't work. Now, if we're thinking, for example, about entrepreneurship, innovation in energy, it is not possible to do this as a young entrepreneur with little money and little experience if you want to go into photovoltaics, if you want to do hydrogen, if you want to do wind energy. You have to be much more creative and actually much more disruptive. For example, we could take today, as we have done in Brazil, we could take in Europe coal-fired power stations. You take the 13% of the CO2 from the coal, you inject it into the cooling water, and you grow algae. Now, algae alone for energy are not generating any revenue that justifies the investment. But algae in the first place give you food, one-third for food, one-third are lipids from which you can make biofuels, and one-third which you can actually use to produce polyesters, esters, which are typically made from petroleum and making plastics. So if you're the entrepreneur and you do food, biofuels, and plastics, and on top of that you get partially funded by carbon credits, you're a competitive person, you can do it. If you do it the traditional model that's being proposed, no one is going to succeed. We have to think through how we can go beyond hydrogen, photovoltaics, and wind energy. These are technologies that were invented in the 60s. These are not technologies of the 21st century. We need to look at a very creative way what is the real revolution that we can implement in cities. And whereas we could see that CO2 by many, and particularly CO2 generated from coal fire power stations, is considered a major problem. The fact that we do nothing with the CO2 is the problem. Just like oxygen used to be a problem on Earth, our living species have converted oxygen into a precondition of life. The same we have to do with CO2, the same we have to do with methane gas, the same we have to do with so many other wastes, refuti, that we are actually struggling with. And so when we're looking at a city, we have unique opportunities to generate a revolution because we have a very concentrated way of living, many people locally present, and a huge infrastructure already available. Let's take the example of Torino, where you have all these pillars. You have thousands of pillars which have become an image of your city. Under every pillar, you can put quartz. The quartz can be gotten from the tunnel of the Fréjus, the new tunnel that is being constructed for you of high-speed train connecting France and Italy. The quartz you can take out, put it underneath the pillars, and you're generating piezoelectricity. Why isn't it being done? You can do it right away. First of all, I think the sun is one of the major sources of energy, but the whole world is benefiting from a lot of gravity. Gravity works 24 hours a day, the sun works 12 hours a day. So let's not forget gravity. There is a need for real innovation, and I think that's the opportunity we're facing. If we're looking at the future, innovate, have disruptive technologies, and make certain you accelerate its implementation. The first thing you need is positive thinking. If you can't think it, it ain't working. Second, you have to be able to learn creatively.
It means that you're ready to get out of the box. You're ready to accept that whatever I know is worthless. Now, that is very important because we've become too arrogant that we learned technologies in the 60s and the 70s, and therefore we want them to have them in the 21st century. That is not the way forward. So first, positive thinking. Second, you need to learn creatively. And third, what is very critical as well, is that you make it happen. Making mistakes, moving forward. It's the only way to do it. Vedete come appunto la Blue Economy si ispira, lui ha spiegato insomma in tutti i passaggi, alla legge circolare della natura, no? Ma non è cosa di oggi, già nel 1789 Antoine Lavoisier parlava appunto della legge di conservazione degli elementi, dove nulla si crea, nulla si distrugge, ma tutto si trasforma. E questo è il principio di Rifiuti Zero, no? Allora ritorniamo alle fonti culturali del passato, no? Ritorniamo a vedere come facevano gli antichi per applicare, no? Abbiamo voluto il progresso. Non si tratta di ritornare indietro, ma si tratta, come ha detto poco fa nel video Gunther Pauli, avere creatività, osservazione, una mente, diciamo, positiva e innovativa. Aspetti importanti. Noi assistiamo quindi a questo sistema, diciamo, lineare, che cosa ha portato? Un degrado ambientale, un inquinamento fortissimo e il ciclo circolare, appunto il ciclo naturale della natura, che è chiuso con questo principio, appunto, dove nulla si crea, nulla si distrugge, ma tutto si trasforma, si apre e diventa quindi lineare e il ciclo diventa appunto insostenibile. Allora a cosa assistiamo? Assistiamo a un panorama devastante. Spesso parlando così in giro, la gente non vuole ascoltare quello che c'è di brutto, non vuole vedere, stiamo sempre diciamo assillati anche da immagini negative, intossicati, contaminati visivamente e intellettualmente, ma da questo noi possiamo andare verso il positivo. Quanti disastri, quanto inquinamento, quanta produzione di CO2, rifiuti nel mare, sapete, non voglio stare a descrivere le isole di plastica negli oceani, tutti i detriti sul bordo del mare, gli animali, tutto il sistema ne soffre. Non ne soffriamo solo noi a vedere questi panorami così tristi, ma il sistema in sé, gli animali confondono quello che noi abbiamo prodotto, i filamenti in plastica li confondono in cibo e quindi si intossicano, muoiono, è tutto un sistema, la natura non può digerire quello che l'uomo ha prodotto in modo sbagliato. E allora cosa vediamo? Vediamo la natura come un palcoscenico delle azioni umane, delle azioni sbagliate, e invece di considerare un complesso di viventi, di tutti i vari, diciamo, sistemi. E l'uomo ha sempre agito in modo, diciamo, con un'attenzione fortissima su lui, no? Come se fosse in una posizione privilegiata, e invece di considerare un ecosistema, gli esseri viventi, gli ecosistemi come tutti elementi del cosmo, che hanno ognuno un valore in sé. Faccio riferimento qui all'ecologia profonda di Guido Dalla Chiesa. Lascerò comunque la presentazione con tutti i dettagli, ma ritorniamo all'economia circolare, che viene, ieri Enzo Favorino ne ha sicuramente parlato, viene appunto riconosciuta a livello europeo. È una strada percorribile e proprio recentemente, abbastanza recentemente, il 2 luglio del 2014, la Commissione europea ha approvato una serie di misure per aumentare il tasso di riciclo degli stati membri e appunto per entrare in questo senso di economia, la blue economy, dell'economia circolare, che sia all'interno del sistema, dove i prodotti di scarto siano materie prime per altri prodotti.
E appunto, diciamo, in questa comunicazione, nel dettaglio viene dimostrato come tutto questo corrisponde a posti di lavoro. Si pensa, si definisce appunto 500.000 complessivo di posti di lavoro per arrivare al 50% e poi al 70% di raccolta differenziata, possiamo dire un posto di lavoro ogni 1.000 abitanti. E c'è la previsione in questa, diciamo, comunicazione ufficiale della Commissione europea, entro il 2030 si possono calcolare più di 180.000 posti di lavoro, oltre diciamo ai 400.000 posti di lavoro che verranno creati dall'attuazione della legislazione sui rifiuti in force 24. Questo quindi porterà a soddisfare i bisogni, perché c'è bisogno di materia prima per costruire nuovi prodotti, no? La richiesta è sempre, aumenta sempre più, e quindi tutto questo porterà a soddisfare tra il 10 e il 40% della domanda di materie prime e di conseguenza a ridurre il grave problema della produzione di gas serra del 40%. Oggi abbiamo una risposta, possiamo dire che la strada percorribile per cambiare rotta, per entrare sempre più sulla sostenibilità ad ampio raggio, vedremo più avanti in che maniera, abbiamo la risposta della Zero Waste Strategy. Si parla di responsabilità, poco fa ne facevo cenno, la strategia rifiuti zero è la chiave diciamo di svolta per arrivare alla sostenibilità ambientale. Grazie alla responsabilità. Tre grandi responsabilità vengono individuate. La responsabilità della comunità, tutti noi cittadini siamo chiamati ad impegnarci quotidianamente, la responsabilità delle amministrazioni, abbiamo bisogno di politici che ci credono. Spesso i politici dimenticano di essere loro stessi cittadini. Chi amministra dimentica, ed è come se non facesse parte di questo comune, di questo sistema, come se fosse un mondo a parte. Anche loro sono cittadini, anche loro sono chiamati per impegnarsi ad applicare in questo caso le buone pratiche, ma soprattutto la responsabilità industriale. Come ho detto prima, appunto, ciò che resta nel sistema è una cattiva, è stato pensato male, e allora bisogna rimettere in questione, riflettere con creatività anche, vediamo più avanti esempi di impresa che ha riflettuto, pensato a quell'imballaggio che non è riciclabile, come posso fare per essere, diciamo, per essere assorbito dal sistema di digestione delle risorse. I 10 passi verso rifiuti zero è un percorso che è stato messo a punto dal professore americano Paul Connett, professore emerito di chimica ambientale dell'Università St. Lawrence di New York, che sicuramente molti di voi conoscono. Sono circa 20 anni che viene in Italia, girando davvero in lungo e largo tutta l'Italia, e i 10 passi appunto verso rifiuti zero sono stati presentati nel 2010 alla Commissione per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Ma vediamo con una sola visione, non entrerò nel dettaglio di tutti i passi, ma soltanto nel dettaglio di alcuni passi che riguardano appunto la tematica di oggi. Abbiamo quindi la separazione alla fonte, dove noi tutti i cittadini siamo impegnati per separare questo materiale post consumo, materiale di scarto che è nelle nostre case, quindi ci impegniamo per separare lì dove appunto vengono messe in pratica le buone azioni. E poi la raccolta porta a porta, perché garantisce una qualità del materiale raccolto, i controlli sono più facili, c'è più possibilità che quella plastica, che quella carta sia realmente separata, l'organico sia raccolto in modo corretto, e quindi si fanno le varie frazioni merceologiche, diciamo, vengono, è l'indifferenziato.
Poi c'è la fase del compostaggio, impianti di compostaggio che dovrebbero essere costruiti piuttosto nelle zone rurali per permettere agli agricoltori, i coltivatori della zona di poter diciamo, acquistare. A volte in alcuni centri di compostaggio viene proprio dato il fertilizzante, l'ammendante che ne viene ricavato secondo qualità, può essere di una buona qualità, e quindi che ne possano approfittare di questo, di questa diciamo, materia che viene dai rifiuti, che quindi entra nella fase circolare, e il riciclo secondo le frazioni carta, plastica, vetro, negli impianti appunto di riciclo, che sono piuttosto, dovrebbero essere piuttosto nelle zone industriali. Un passo importante della strategia Rifiuti Zero è il centro di riutilizzo e riparazione, i centri di riuso. In Italia sempre più iniziative, piccole iniziative di imprenditoria anche giovanile, vedremo anche oggi pomeriggio degli esempi, si impegnano in questo aspetto. Questo è un passo importante, perché se pensate quanti rifiuti in questo modo sono sottratti alla discarica, no? Un oggetto che normalmente viene buttato via può acquisire una nuova vita e può essere riutilizzato, riusato da qualcuno, e quindi può servire a qualcuno in un momento di crisi. Questi centri hanno particolare valenza. E poi ci sono le iniziative di riduzione dei rifiuti. Sappiamo quanto sia importante a monte prevenire. Anche rispetto alla salute ci viene detto sempre questo: qual è il tuo stile di vita? Certo, ti sei ammalato perché il tuo stile di vita non è molto positivo, no? Chi fuma, chi beve, e quindi ci si può ammalare. Lo stesso vale se non agisco sulla produzione dei rifiuti, non ho risolto il problema. Allora ci sono tutte le iniziative di riduzione di rifiuti, come ad esempio i distributori alla spina dei prodotti per evitare gli imballaggi. Vedremo anche più avanti, vi farò vedere dei casi sull'uso dei pannolini lavabili per bebè. Sapete che corrisponde al 14% del rifiuto residuo, i pannolini usa e getta, sempre l'usa e getta, l'inciviltà dell'usa e getta. Oppure la casa dell'acqua, qui passando ho visto ci sono delle fontane dove i cittadini possono andare a riempire, no, i contenitori, questo per evitare la produzione di bottiglie in plastica. Tutte iniziative che permettono appunto di ridurre i rifiuti. E poi un aspetto importante è l'incentivo economico. Ecco, le amministrazioni che si impegnano appunto a riconoscere la buona pratica in quei cittadini che si sono, diciamo, impegnati. In questo passo è importante anche la tariffazione. Qui non entro nel dettaglio, però la strategia Rifiuti Zero riconosce come migliore tariffazione la tariffa puntuale, cioè la tassa è proprio sulla quantità di indifferenziato prodotto. Quindi io cittadino, per pagare di meno, mi impegnerò a produrre meno rifiuti. E poi un altro aspetto importante è il centro di ricerca e di separazione del rifiuto residuo. Sapete, come ho detto prima, possiamo arrivare all'82% di raccolta differenziata, ma resta sempre quella parte indifferenziato che bisogna studiare. Le discariche sotterrano questa parte, gli inceneritori lo trasformano in nanoparticelle con la combustione, e quindi questo, diciamo, sparisce dalla nostra vista, ma non sparisce dal sistema. E allora il compito dei centri di ricerca è quello di studiare che cosa resta nel rifiuto residuo. Perché? Per poter dare un messaggio, un feedback alle industrie
questo è il caso, sicuramente avete sentito parlare del centro di ricerca. Il primo centro di ricerca che è nato in Europa è stato a Capannori, primo comune italiano ad avere aderito alla strategia Rifiuti Zero, che ha studiato, appunto, ha messo diciamo in pratica il caso studio delle capsule di caffè, analizzando appunto nell'indifferenziato una quantità abbastanza significativa di queste capsule, che non potevano essere riciclate perché risultavano essere di plastica, però con carta oleata contaminata di caffè, e il gestore non riconosce questo come imballaggio riciclabile e allora va nell'indifferenziato. E quindi c'è stato uno studio nel 2009 nel centro di ricerca, il cui responsabile è Rossano Ercolini, vincitore del Goldman Environmental Prize nel 2013, e in questo modo si è potuto dare un messaggio, si è comunicato all'azienda che aveva creato queste, per la maggior parte, queste capsule, dicendo: noi qui ci impegniamo, la nostra comunità si impegna per fare bene la separazione e mandare i rifiuti, diciamo, riciclabili a riciclo, però resta questo nella patologia, come patologia. Cosa possiamo fare? Ha messo, diciamo, nelle mani del produttore il problema. E da quel momento è nato, diciamo, un tavolo di confronto per trovare delle soluzioni. E così, vedete, si è messa in moto un po' la creatività. Vi farò vedere oggi pomeriggio come soluzioni, imprenditori anche hanno trovato, diciamo, brevettato delle soluzioni, come la compressa, diciamo, il caffè compressa, proprio come un'aspirina, ne parleremo oggi pomeriggio, oppure la capsula con materiale biodegradabile. Diciamo, trovare soluzioni al problema, questo è un aspetto importante. E poi un altro passo, il nono, più avanti vedremo come è importante pensare all'origine, la migliore progettazione, il design industriale, è un passo molto importante. Perché da lì è un momento importante, perché da lì, come ho detto prima, i prodotti immessi nel mercato possano essere riciclati, riutilizzati, compostati e quindi non restare nel sistema. Però tutto questo ha bisogno di tempo, tutto questo ha bisogno di un percorso, diciamo, puntato nel tempo, e c'è bisogno di una discarica temporanea che pian piano, vedete, dovrebbe andare a scomparire. Quindi in questo passo abbiamo il centro di ricerca e di separazione, abbiamo bisogno di un impianto di affreddo che possa ancora recuperare dall'indifferenziato materiale che resta ancora riciclabile, no? Pezzettini di legno, togliere ciò che è tossico come vernici, neon, che resta ancora, recuperare della carta, recuperare il vetro, è possibile ancora. Oggi pomeriggio vi parlerò di un'azienda ad Este, chiamata appunto la fabbrica di materiali, che recupera ancora quello che è recuperabile per poi metterlo appunto nel mercato. È materia utilizzabile, che ha un valore. Quindi pian piano dobbiamo andare a far scomparire questa discarica, a bonificare soprattutto, perché tutti i danari per il futuro prossimo dovrebbero essere investiti appunto per il riciclo, il riutilizzo, ma soprattutto per il risanamento ambientale, discariche. Se solo pensiamo a quanto danaro, quante ricchezze c'è nella discarica di tutto questo materiale, dovremmo bonificare tutto, rendere le discariche magari dei giardini. Esistono tanti progetti nel mondo appunto dove sono avvenuti questi, questo risanamento ambientale, importantissimo. Quindi, come dicevo,
Rifiuti Zero ha bisogno di rendere visibili gli scarti che non si possono, quindi la frazione residua. E questo noi li chiamiamo rifiuti quando sono messi tutti insieme, rifiuti quando sono materiali che non si possono riciclare. E quelli sono stati appunto pensati male. Abbiamo bisogno appunto di una migliore progettazione. Il passo 9, entriamo adesso più nel dettaglio. Ma perché riprogettare? Perché? Per migliorare le nostre vite, no? Siamo circondati di oggetti. Quante volte mi è capitato nei miei vari traslochi scoprire oggetti dimenticati, no? Ma questo a che mi serve? O questo che non ti serve più resta lì, diventa rifiuto, immagazzinato in una libreria, in un cassetto. E tutto questo contamina, diciamo, anche il nostro quotidiano. E quindi dobbiamo riprogettare, ripensare oggetti che possano anche darci, perché no, felicità nel senso di benessere. Noi dobbiamo riprogettare per l'ambiente e per rispetto delle sue leggi. Abbiamo parlato della legge circolare poco fa. Siamo su questo pianeta e la prima parola è il rispetto. E anche la responsabilità di diffondere agli altri, di divulgare questi temi, anche chi non vuole ascoltare. È sempre possibile seminare in una persona che può restare indifferente uno di questi argomenti, uno di questi temi, dare un piccolo input. Magari un giorno se ne ricorderà, però già si è coltivato qualcosa e quella persona magari può fare altre azioni, può parlare con altre ed è un continuo. Stamattina si parlava con Lucia della rete, di quanto sia importante, no? Poter veicolare, socializzare questi argomenti. Perché riprogettare? Riprogettare per ridurre e fermare il degrado ambientale e quindi una produzione eccessiva di rifiuti. E soprattutto per andare verso la strategia rifiuti zero. Vi porto degli esempi sul design, appunto Design for Innovation. Abbiamo bisogno di ripensare a come fornire, vi parlavo poco fa di beneficio, no? Di benessere, a come fornire il beneficio. Pensare, vi do degli spunti perché in questo modo magari potete avere una riflessione e pensare un modo per fare impresa, no? Per creare nuovi oggetti, per entrare appunto nell'idea dell'economia basata su questi principi. Pensare appunto nuovi modi di fornire beneficio con un prodotto. Ad esempio, invece di riscaldare un intero edificio, riscaldiamo solo l'aria che c'è intorno a noi. Questo evita lo spreco. Il design per l'innovazione e anche avere una flessibilità nella progettazione. Ad esempio, i componenti di un sistema che sono tecnicamente sono obsoleti possono essere riprogettati, ripensati. L'esempio è permettere una facile sostituzione di un microchip in un computer. Spesso vi sarà capitato, vi dicono, guarda, non conviene ripararlo, spenderai tantissimo. Succede molto per le stampanti, so che oggi si parlerà o più tardi o domani, non so, di questo, e conviene mandarlo via, buttarlo, piuttosto che allora magari cambiare una parte, magari forse quindi bisogna pensarlo all'origine. Il design per l'innovazione risponde a più esigenze. L'esempio non è possibile avere diciamo dei prodotti che siano monouso o pensati solo per uno scopo. L'esempio lampante è il coltellino svizzero, no? Che nello stesso oggetto ha più funzioni, no? Abbiamo la forbicina, il coltellino, il cavatappi. Vedete, entriamo appunto nella creatività. E il design per ridurre è importante, per ridurre i materiali appunto impattanti. Ci sono materiali che dannosi per l'ambiente. Ridurre l'impatto ambientale, quindi possiamo scegliere nei momenti di progettazione, evitare materiali che danneggiano la salute umana.
la salute oppure l'ambiente, e quindi è meglio riflettere su che materiali scelgo. Per esempio, le batterie al litio sono molto meno tossiche rispetto alle batterie al piombo o cadmio. Non va più avanti, ecco. Ma sempre per ridurre l'impatto ambientale possiamo evitare dei materiali che riducono le risorse naturali. Ad esempio, non so, usare dei prodotti come ad esempio il lino, che consuma meno combustibile tossile rispetto al nylon. Quindi si tratta di riflettere, di informarsi per chi progetta. E questo è un esempio anche che porterò oggi pomeriggio, interessante, nell'uso dei prodotti di scarto per trasformarli in materia prima, seconda. Qui porto l'esempio dell'azienda Ritecnor-R di Occhiobello, in provincia di Rovigo. E, grazie a un processo di trasformazione degli scarti e rifiuti in plastica, si crea il plasmis, che è questo, diciamo, chiamata materia prima seconda, che produce manufatti ordinari, come per esempio i diffusori delle strade oppure le panchine. Cioè, diventa materia utile, che quindi può essere venduta, e c'è un'economia indubbiamente interessante. Abbiamo bisogno di design, di progettazione che riduca le emissioni tossiche. È importante quantificare quando si produce, si pensa a un prodotto, ma quanta emissione, quanto danno ambientale creo. I produttori, un esempio sono i produttori made in Europe, nelle fasi di produzione generano emissioni di mercurio inferiori dei produttori della Cina, no? Quindi anche noi come consumatori possiamo avere un'etica anche nell'acquisto dei nostri prodotti. E poi, sempre per quanto riguarda l'impatto ambientale, ne parlerò oggi pomeriggio, tu già pensato all'origine quell'oggetto che riduca l'imballaggio, che non produca rifiuti. Un esempio è il negozio F Corta, filiera corta di Milano, che esiste a Capannori e anche a Prato, che vende prodotti sfusi a caduta o alla spina, e quindi è tutta merce anche di filiera corta, sempre per quel discorso della produzione di CO2 nelle fasi di trasporto dei prodotti. E anche abbiamo la progettazione interessante, curiosa, per migliorare i comportamenti e i consumi, no? Per dare, per incoraggiare, perché l'essere umano per cambiare stile di vita ha bisogno di essere incoraggiato, no? E quindi incoraggiare gli utenti per il basso consumo, usare la bicicletta, camminare a piedi, non sprecare acqua, non produrre rifiuti. E allora un esempio potrebbe essere un abbigliamento pensato per andare in bicicletta, può magari, diciamo, rendere più invitante spostarsi grazie a questo mezzo. Vedete, possiamo spaziare veramente tantissimo. E anche un design, una progettazione per i processi di transizione, ad esempio un vasetto di marmellata, dopo il suo uso può essere benissimo, secondo il suo design e secondo diciamo, la progettazione, un bicchiere di acqua per il vino, dopo il suo uso. Quindi è un oggetto che dopo la sua funzione iniziale diventa un'altra cosa, automaticamente, senza bisogno di trasformarlo. E poi il design per i beni durevoli. Quante volte siete lì che non potete smontare, oggetti difficili, no? Devono creare, abbiamo bisogno di oggetti che con parti assemblate facili da smontare, no? Tutto questo permette anche, diciamo, il discorso per i beni durevoli, che possano durare nel ciclo di vita, possono durare di più. E l'esempio è quello delle scarpe, il progetto Ragioniamo con i piedi, ne parlerò anche questo pomeriggio, l'azienda promosso dall'azienda Astor Flex.
sono scarpe completamente biodegradabili. Sempre di più spariscono i calzolai, si riparano sempre di meno le scarpe. Allora, quando una scarpa non si rompe, beh, ne compriamo un'altra, e qui sono diciamo oggetti che sono biodegradabili, che sono anche, hanno poco, durano quindi di più, e non c'è questo problema. Ma anche il design per l'innovazione è quello di usare organismi viventi. Vi porto il caso di questo centro di compostaggio, l'impianto di compostaggio di Econord di Cologno Monzese. Pensate, per il filtro usano appunto il biofiltro con dei legni, e grazie a questi microorganismi che sono presenti nel legno avviene il passaggio d'aria e viene filtrato in questo modo. Vedete, c'è da riflettere per capire, un po' per entrare in un discorso appunto di circolarità e di sostenibilità ambientale. Rifiuti Zero racchiude tutti gli aspetti della sostenibilità attraverso il compostaggio, con l'agricoltura sostenibile, con il centro di ricerca, l'educazione che possiamo dare ai cittadini, a tutti, l'educazione alla sostenibilità. Con lo smontaggio, no? Nei centri di riparazione e riuso, favorire anche l'architettura sostenibile, e perché no, l'arte etica. Più avanti vi mostrerò come in America viene diffuso questo concetto tutta la trash art, tutto un percorso di artisti che si impegnano in questo senso, l'energia sostenibile, l'energia rinnovabile, occupazione sostenibile. Zero Waste mette in moto, come abbiamo detto, uno sviluppo economico sostenibile, uno sviluppo delle comunità consapevoli, comunità consapevoli ai problemi del nostro tempo, non comunità assopite, no? Che subiscono. Il risveglio dei cittadini è importante, quello che in America viene chiamato appunto i grassroots, questi movimenti dal basso che possano portare verso l'alto iniziativa, risveglio delle coscienze, dei nostri stili di vita, dei nostri consumi. E per finire, la progettazione industriale. Quindi dare anche la responsabilità. Quindi tutti noi, per arrivare a Rifiuti Zero, siamo implicati ad impegnarci e in questo importante compito. Non so a che momento si fa la pausa, se no io continuo. Facciamo la pausa? Ok. Allora, riprendiamo la seconda parte della lezione della mattinata con Patrizia Losciuto, e sottolineando che agli inizi della settimana faremo anche circolare tra i partecipanti e coloro che si sono affacciati al corso, quindi vi invitiamo a segnalarcelo tramite mail o tramite Facebook del materiale relativo a quelle che sono le proposte di idee o le idee imprenditoriali già sviluppate, invitando Patrizia durante la giornata anche a raccontarci della sua esperienza rispetto alla partecipazione a questo premio nazionale delle imprese a Rifiuti Zero, per cui sono state raccolte sicuramente tante idee imprenditoriali in Italia, e poi sicuramente ci sono delle conoscenze rispetto allo stato dell'arte dell'Europa. Quindi sintetizzeremo un po' quelle che sono le idee di impresa più interessanti, o comunque quello che succede in Italia e nel mondo, sempre nella logica poi alla fine della prossima settimana di lavorare insieme per la prototipizzazione di alcune idee imprenditoriali che possiamo sviluppare assieme. Bene, parlavamo poco fa appunto di quello che mette in moto la strategia Rifiuti Zero, Zero Waste 2020, rispetto alla sostenibilità ambientale. Ma lo sviluppo sostenibile, così come è stato definito dalla Commissione delle Nazioni Unite nell'88, cerco di spolverare un po' dei temi così per riallacciarci
a degli aspetti importanti, è uno sviluppo che sia in grado di soddisfare i bisogni delle generazioni presenti, senza compromettere appunto la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni. Quindi avere anche uno spirito altruista, no? Questo aspetto dell'essere umano molto egoistico, molto antropocentrico, piuttosto che verso, diciamo, gli altri, quelli che vengono dopo, e soprattutto verso l'ambiente. Un processo che sia in grado, diciamo, di non sfruttare le risorse, sia negli investimenti, sia nello sviluppo tecnologico, un processo che possa mettere in moto armonia, no? Per mettere in moto potenzialità presenti e future. Per rispondere alle aspirazioni e ai bisogni degli esseri umani. Nello sviluppo sostenibile, appunto, abbiamo, diciamo, dei principi, no? Abbiamo dei principi guida, abbiamo il concetto di responsabilità. Poco fa abbiamo parlato della responsabilità dei produttori, e in questo caso un soggetto economico verso altri soggetti, ma una responsabilità morale, oltre che giuridica, no? Verso tutti coloro che hanno un interesse diretto o indiretto agli effetti dell'attività di impresa. Ecco perché chi crea impresa, chi crea, in certo senso, posti di lavoro, deve avere una visione, diciamo, un ampio raggio, una visione molto ampia e che tocca diversi aspetti. Quindi gli effetti dell'attività d'impresa verso soggetti quali clienti, consumatori, generazioni future, dai fornitori ai dipendenti e via dicendo. Ma vediamo i tre pilastri dello sviluppo sostenibile. Si parla di equità sociale. Non è possibile andare a assistere a questo dislivello. Un'equità intragenerazionale, la possibilità di accedere tutti quanti alle risorse, è una responsabilità, un'equità sociale intergenerazionale, cioè operare senza precludere, intaccare le generazioni future rispetto alla fruizione delle risorse. Un pilastro importante è la protezione dell'ambiente, che è intesa appunto come mantenimento dello stock delle risorse naturali e della biodiversità. Un altro pilastro è la competitività economica e la capacità, intesa come capacità dei sistemi economici di creare ricchezza, garantendo la coesione sociale e il rispetto dell'ambiente. Ma parliamo della responsabilità estesa del produttore, che viene indicata nella direttiva europea 98/2008, è una pietra miliare della strategia Rifiuti Zero. Abbiamo visto poco fa, nella prima parte della mattinata, in che modo influisce rispetto al sistema di digestione dei rifiuti. È un ostacolo chiave per raggiungere i rifiuti zero. Troppi prodotti sono generati, sono buttati via, troppo usa e getta, prodotti che hanno un breve, diciamo una breve durata di vita. L'obiettivo è quello di correggere, nella responsabilità estesa del produttore si vuole correggere questa distorsione del mercato, quindi dando la responsabilità quindi ai produttori affinché i loro sistemi siano adattati, come abbiamo detto, per riciclare i loro prodotti, riutilizzare o compostare, a costo zero per i contribuenti. Ma che tipologia? Diciamo, entriamo più nel dettaglio. Che tipologia di impresa è la Zero Waste Enterprise? Ha una mission precisa. L'impresa Zero Waste è un'azienda double bottom line che ha un duplice obiettivo del rendimento finanziario e sociale. È un'impresa che possa portare beneficio sociale e ambientale e che genera profitto di portata limitata. E questo approccio si chiama appunto l'impresa sociale, la Social Enterprise SE, e
è molto importante, no? Si parla di cambiamento, cambiamento di stili di vita, vedete come anche il modo di fare imprenditoria, di creare sviluppo economico, possa influire nel cambiamento sociale, il cambiamento delle nostre comunità. Siamo tutti quanti coinvolti a questo importante cambiamento. Adesso vediamo quindi con questa slide di Camilla Piccinini, che fa parte del Centro di Ricerca Rifiuti Zero di Capannori, e si occupa appunto dei centri di riparazione e riuso, ha definito appunto, ha mostrato con questa slide il beneficio ambientale, appunto l'impresa sociale Double Moat Online ha un duplice obiettivo, beneficio ambientale più beneficio sociale da un profitto finanziario. Allora dobbiamo visualizzare bene questa tipologia di impresa che corrisponde esattamente ai principi Rifiuti Zero. E che tipologia è? L'impresa sociale Rifiuti Zero ha la capacità di progettare nuove proposte, sempre col metodo dell'osservazione su quello che già c'è, come posso trovare soluzioni a nuovi bisogni sociali, adottare assetti e formule di governance che vedono una pluralità di soggetti e portatori di interessi, avere un'attitudine a costruire rete, abbiamo detto poco fa come sia importante coinvolgere soggetti diversi, pubblici e privati, per realizzare progetti con finalità complesse a beneficio delle comunità. Più persone, più soggetti sono coinvolti, anche di diversa tipologia, più il progetto può essere efficace. L'impresa Rifiuti Zero deve avere una capacità di connettere tensioni di cambiamento, stiamo parlando di forti cambiamenti, per trasformarli in soluzioni strategiche, imprenditoriali e organizzative. E una mission sociale, ambientale, utilizzando metodi di business. Sapete che Zero Waste Italy aderisce a Zero Waste Europe e anche a livello globale, planetario, a questo movimento diciamo mondiale che è la Zero Waste International Alliance, che ha sede in California, che raggruppa diciamo tutte le realtà nel mondo intero. La Zero Waste International Alliance è stata appunto creata per promuovere alternative alla discarica e all'incenerimento, sensibilizzare le comunità dei benefici sociali ed economici che ne derivano appunto da una gestione sostenibile delle risorse, per dare un incremento occupazionale, opportunità di business. E attualmente, mi fa piacere insomma condividere con voi questi argomenti e informarvi che attualmente si sta diciamo definendo, la Zero Waste International Alliance sta sviluppando un programma per riconoscere le imprese Rifiuti Zero e avere anche un, diciamo, una certificazione, le imprese Rifiuti Zero che debbano diciamo, rispondere a delle linee guida precise ed è attualmente in corso questo dibattito. E adesso vediamo più le persone che si occupano, che si impegnano per diffondere questi principi di Zero Waste Social Enterprise. Kerry Lees è il leader, uno dei leader della Zero Waste International Alliance e del Grassroots Recycling Network. E lui sottolinea appunto l'importanza di identificare e riconoscere le imprese Rifiuti Zero, per crearne altre, per soddisfare altre esigenze e per dare successo alla strategia Rifiuti Zero. Lui parla appunto di un approccio di progettazione, un nuovo approccio di progettazione. E se pensiamo al sistema americano, al sistema economico che è per la libertà individuale, l'imprenditorialità e il capitalismo, e il libero mercato, con Rifiuti Zero possiamo aggiungere anche altri aspetti, i principi di conservazione delle risorse, la minimizzazione dell'inquinamento, la massimizzazione delle opportunità lavorative, la massimizzazione dell'efficienza e lo sviluppo dell'economia locale. E adesso vi conduco in un viaggio un po', diciamo, viaggio delle buone pratiche per quanto riguarda le Zero Waste Social Enterprise in America. Ma vediamo dove la strategia Rifiuti Zero viene applicata
I programmi rifiuti zero sono implementati in California, Colorado, Georgia, Massachusetts, Oregon e Texas. Ecco un po' le imprese rifiuti zero, ne riconoscerete qualcuna, Apple in America, soprattutto in California, San Francisco, la Xerox anche, e a San Francisco c'è anche la Toyota. Fra l'altro il termine Zero Waste è stato coniato dalla Toyota, dal colosso Toyota, pensate un po', tutto è partito da lì. L'azienda ha, ha notato che avrebbe avuto più guadagni se si fosse messo in moto un sistema di recupero degli scarti. E quindi vedete come stiamo parlando di economia e stiamo toccando con mano. La strategia rifiuti zero viene applicata in America dal 2000, e molte città appunto della California, ci soffermiamo in California, molto popolose. Se pensate a San Francisco con 850.000 abitanti, San Diego, Los Angeles, San José, Oakland, Fresno, Obispo, eccetera, eccetera, nel Colorado anche la contea di Butler, Seattle, Austin, eccetera, in Canada anche, Nova Scozia, Toronto e Vancouver. Tra l'altro a Vancouver si è svolto l'ultimo incontro mondiale della Zero Waste International Alliance. Ma addentriamoci di più nel vivo, ne avete sicuramente parlato, i mezzi di comunicazione hanno ampiamente parlato di dove è nato un po' il percorso rifiuti zero a San Francisco, e addirittura politici italiani hanno fatto dei viaggi per vedere come vengono gestite le risorse. Sin dal 1998 sono stati adottati i programmi rifiuti zero a San Francisco, dove il focus è appunto il commercio del compost. Poco fa si parlava durante la pausa dell'importanza poi di questo fertilizzante, di poterlo anche commercializzare. Il riciclo è compost obbligatorio per tutti, ristoranti, mense scolastiche, uffici, lì dove ci sono le mense, nelle abitazioni. Ovunque io ho avuto l'opportunità di andare, ho accompagnato Rossana Arcolini a ritirare il premio a San Francisco, il Goldman Environmental Prize nel 2013, ho avuto l'opportunità di vedere proprio, vi posso assicurare che è davvero un luogo incredibile San Francisco, perché vedi con davvero, puoi toccare con mano come la sostenibilità, come la gestione dei rifiuti entra davvero in tutti i settori e ne parlano tutti, c'è una cultura appunto, sono riusciti a impiantare un sistema appunto culturale fondamentale. Quindi nelle nostre comunità portare questi esempi è importante, perché spesso anche si parla e si dice sì, però queste buone pratiche possono essere applicate soltanto in piccoli comuni, in piccoli paesi, in piccole realtà. Noi oggi possiamo dire che città, grandi città, riescono ad avere dei risultati eccezionali. E vedete anche i risultati ottenuti a San Francisco. Nel 2011 sono arrivati al 70% di raccolta differenziata, nel 2013 all'80%. E viene definita San Francisco come la nave ammiraglia di rifiuti zero. Vi dicevo poco fa, 850.000 abitanti, l'80% di raccolta differenziata. Ma tutto questo è partito da che cosa? Da una forte opposizione alla costruzione di 35, c'era un progetto importante per costruire 35 inceneritori in California. E allora le comunità si sono, opposte. Quindi, vedete, lì dove l'industria sporca vuole agire, e lì dove c'è la risposta dei cittadini, una forte risposta. Dico così perché in questi territori, sono il caso appunto, è possibile cominciare un percorso. E vedete qui in questa slide,
Già nel 96 quasi 300 comunità della California raggiunsero il 50% della raccolta differenziata. E poi ci si ispirò nel 2010 a questa legge, ecco, tutto partì da lì, la legge No Waste by 2010 di Canberra, dove furono adottati i programmi Rifiuti Zero. E nel 1998 San Francisco applicò questo programma. E adesso vi voglio mostrare, addentrarci di più nella, diciamo, in un esempio eccezionale di Zero Waste Social Enterprise in America, Recology. Recology è la prima azienda per il riciclo e compostaggio a San Francisco, pensate che impiega 1000 lavoratori all'interno dell'azienda, è un'azienda privata di proprietà degli stessi lavoratori, quindi senza capi aziendali e azionisti. Questo è molto importante. E visti gli obiettivi da raggiungere sempre più in alto, sono stati assunti nuovi impiegati, 118 nuovi impiegati assunti per raggiungere questi importanti obiettivi di riciclo, no? Raggiungere entro il 2020 rifiuti zero, di riciclo, di raccolta di rifiuti. E qui vi ho messo anche il riferimento del sito. E, di che cosa si occupa Recology? Raccolta porta a porta di tutto il materiale, diciamo, differenziato, bottiglie, lattine, carte, plastica, plastica rigida, eccetera, eccetera. E vedete, questi sono quelli che vengono chiamati i Fantastici 3. Nel contenitore blu c'è il multimateriale, quindi carta, plastica e vetro insieme, nel verde c'è l'organico e nel grigio c'è l'indifferenziato. E vedete come importante, questo è una rivista, come vengono, diciamo, in maniera continua, no? La raccolta differenziata, il riciclo è proprio come se si parlasse, non so, di un'opera d'arte oppure di qualcos'altro che tutti quanti possono conoscere. Vengono divulgati ogni volta in tutti i modi, diciamo, i Fantastici Tre, per andare sempre al meglio, per migliorare le percentuali. Che cosa fa Recology? Vi ho messo qui una sfilza di attività. Fa soprattutto dei programmi congiunti a proprio alle azioni, diciamo, concrete di raccolta. E questo è un programma Perfectly Good, è un programma di riuso dove i dipendenti di Recology recuperano oggetti che sono ancora in buone condizioni. E sono oggetti portati dai cittadini e li inviano poi nei centri di riparazione e riuso, raccoglie l'organico, fa la raccolta porta a porta come abbiamo visto poco fa del materiale organico, gli ingombranti, di tutto, mobili, elettrodomestici, ricicla il materiale da costruzione e demolizione. Differentemente dall'Italia, nelle percentuali di raccolta differenziata è compreso anche il materiale da costruzione. In Italia non è così, nella percentuale di riciclo. E riciclo di materassi, si occupa anche di questo, materassi che provengono da abitazioni, alberghi. E poi vedete, queste azioni sono miste ad eventi, il Clean Team Saturday, sono degli eventi speciali in ciascuno degli 11 distretti appunto di San Francisco, che consentono ai residenti di consegnare, pensate, oggetti che non entrano lì dentro. Poco fa c'era nei Fantastici 3, oggetti che non entrano dentro il bidone, e loro fanno un evento speciale per la consegna di questi oggetti. I rifiuti elettronici, do questi spunti perché sono importanti per chi volesse, insomma, poi cominciare un certo percorso. I rifiuti elettronici, gli waste recycling, il riciclo, neon, monitor, televisori, computer, eccetera. E anche Recology si occupa della gestione del riciclo del legno, del metallo, delle batterie e anche del materiale tossico come vernici, oli di motori. Gli utenti possono andare lì e consegnare.
non so, pneumatici, fanno anche il sistema del vuoto a rendere, no? Gli utenti possono portare le bottiglie e lattine con il vuoto a rendere, le finestre in vetro. E, pensate che dentro a Recology c'è anche un densificatore che permette di, diciamo, condensare i pezzettini di polistirolo. Quindi i cittadini possono portare, non so, quello che resta dello scarto del polistirolo, che vengono riciclati in battiscopa e moda nature. E vediamo gli eventi speciali. Questo è un aspetto curioso che mi ha entusiasmato, è l'evento del Capodanno cinese. Loro si occupano, perché sapete, la partecipazione alla comunità cinese a San Francisco è molto densa, e si occupano appunto della raccolta e riciclo e la raccolta del compost durante questo evento. E vedete sotto anche tutte le iniziative. In modo che questa comunicazione passa nei cittadini sempre più per motivare e spingere. Queste sono idee da prendere e da utilizzare. Vi ho messo questo aspetto, il riciclo dell'albero di Natale, no? Gli alberi di Natale sono raccolti e poi sono separati, sono raccolti in modo separato e poi vengono utilizzati come combustibile nelle caldaie. Vedete, non c'è lo spreco di nulla, e questo è un evento importante, è un progetto importante che è adesso in atto, e Recology San Francisco Artist in Residence Program. Vengono invitati degli artisti che soggiornano proprio nella struttura di Recology durante 4 mesi, e questi artisti creano delle opere d'arte con il materiale che è lì, pezzi di legno, non so, vetro, plastica o qualcos'altro. E dopo vengono fatte delle iniziative di condivisione con gli studenti, vengono mostrate queste opere d'arte. Vedete, questo è il modo, poco fa vi parlavo del senso circolare, dei vari aspetti della sostenibilità, no? L'arte intesa anche sotto questo aspetto di rifiuti zero è importante. Questa è un'iniziativa molto carina. Vi faccio vedere adesso come loro puntano tantissimo nella comunicazione. E sapete che a San Francisco si parlano 3 lingue, quindi loro devono cercare di raggiungere, le comunità sono molto miste, molto varie, raggiungere più persone possibile. In questo video potete osservare come hanno riflettuto per raggiungere il massimo. Hey, thanks for coming to Junior Ecologist. Recologists are people like you and me who want to be healthy, live in a pollution-free world, and do the right thing for the environment. To make our world more sustainable, we need to understand the consequences of our actions. Little things that we do every day, like putting a napkin or a banana peel in the compost, or recycling soda cans and water bottles, can make our air cleaner, keep our water pure, and help to grow food that keeps us healthy. We call that waste zero. Waste zero means using resources wisely and not wasting anything. It also means using products that are made from recycled materials. It means being careful about what we buy and not buying things that will end up in a landfill. With your help, recologists and junior recologists can make our society more sustainable. Today, each and every single person in the United States creates about 5.5 pounds of trash every day. That's 1 ton of trash in 1 year. It's about the weight of a Volkswagen Bug. That's a lot of trash. To continue living the way we do, we will need another 3 planets. So let's talk about the Recology's 4 R's. We reduce, reuse, recycle, and recologize, which is to practice our commitment to waste zero. To reduce, reuse, and recycle means that we are always trying to save water, electricity, gas, and other things by using our imagination to conserve them. When we reduce the amount of trash we create, we are not sending trash to the landfill. We're preventing trash from being made. There are so many ways we can all make small changes in the way we live that can have great results and save money. Some examples are just not throwing away food, just turning off the lights, not letting the water run while you're brushing your teeth, encouraging your parents to buy energy-efficient appliances, and unplugging your computer or powering it down when you're not using it.
If you practice these habits, you will reduce the amount of pollution that harms the environment. Believe it or not, if you also take up walking, bicycling, carpooling, or using public transportation, you are doing your part to save energy and our environment. We always need to reuse whatever we can. Think about writing on both sides of the paper or reusing a glass jar to hold your pencils. When buying groceries, take a reusable bag to the store. When you grow out of your clothes, ask yourself, can these be donated to someone else instead of being thrown away? Recycling protects nature. For instance, recycling soda cans helps save the rainforest. This is because aluminum cans are made from bauxite, which is mineral in our Earth's crust that is mined in places like the tropical rainforest of South America. The energy used to make one new aluminum can is the same as creating 10 from recycled materials. Recycling also turns something old into something new. Today we can recycle paper, glass, plastics, metals, wood and concrete, mattresses, clothing, cell phones, batteries, paint, plants and grass, leftovers, and much, much more. We don't have to cut down a tree to make paper when we recycle, because we're making paper out of paper. When you recycle, you also save energy. So why wouldn't you want to do that? Recycling makes sense. Composting is cool. You're helping to make healthier soil and preventing climate change by putting leaves and plants from your garden and leftovers from your meal into a green bin. It can be made into compost and farmers can use it to grow the food we eat. We already know what our fourth R stands for, recologize. It is our habits and our actions to change everything. It's what we do every day to waste zero. It starts by becoming a leader, a junior recologist, by helping our family and friends to understand the importance of reducing, reusing, and recycling every day. You are now part of a group of young people that share one great commitment. As a junior recologist, everything you do makes a small difference that adds up to become something truly significant. With your help, we can change everything, and together we will help recologize our planet. Vedete come essere recologista, un po' possiamo dire, è anche è uno stile di vita importante. Questo video è eccezionale, secondo me, perché da proprio sono i bambini che parlano e che dicono appunto tutti i vantaggi che si possono avere. Ma continuiamo questo viaggio in America, sempre nella baia di San Francisco. Vi porto l'esempio di questa impresa, Urban Ore, miniera urbana. Sapete che i centri di riuso e di riparazione in America sono chiamati gli Eco Park. Questo è uno dei più importanti e significativi. Questo progetto è nato 30 anni fa ed è stato creato da Dan Knapp, che è un professore di sociologia in pensione, e sua moglie Marie-Lou Derventer, che è considerata in America un'eroina dell'ambiente. Perché vi voglio dire chi sono queste persone? Perché è importante nei cambiamenti capire che dietro le strutture ci sono le persone e ci sono le storie, no? La storia di ogni persona che può realmente contribuire al cambiamento. Che cosa viene fatto a Urban Ore? I cittadini consegnano gli oggetti, sono stata anche a visitare questo luogo, vi posso assicurare che c'è di tutto, davvero qualsiasi oggetto, dal bottone alla catenina, alla porta, vediamo più avanti delle foto, qualsiasi oggetto. I cittadini consegnano gli oggetti, c'è anche un servizio di ritiro per coloro i quali lo richiedono, c'è la fase di smontaggio e riparazione e poi di vendita di questi oggetti. E c'è un'azione precisa, questo concetto di salvataggio delle risorse, risorse che sono salvate alle discariche e agli inceneritori che distruggono la materia. I cittadini possono portare, come vedete, tutto, poi viene selezionato, viene pulito, riparato, qua vedete una sedia, qualsiasi oggetto che è normalmente rifiuto, lì viene salvato.
Vedete con questa planimetria la disposizione di questo grande centro, di questo grande ecopark e come queste, diciamo, queste risorse, rifiuti risorse, sono disposti. Porte, forniture, anche tutti sopra, c'è di tutto, ci sono dischi, vinili, vecchi vinili, opere d'arte, sedie, stoviglie, c'è anche un giardino, c'è anche un aspetto, diciamo, riservato a tutto ciò che riguarda la falegnameria, la ceramica. Questi sono questa è la vista dall'alto, tutto quanto anche riguardo l'elettronica, vi voglio fare vedere questo di là, l'hardware, computer, tutto quanto può essere, diventa appunto merce. Questi sono i centri commerciali, questo è un esempio del futuro prossimo. Non vogliamo centri commerciali dove i prodotti luccicano e splendono, sono i centri di riparazione e riuso. Un luogo anche conviviale, vedremo più avanti in che modo, dove socializzare. C'è sempre un certo fascino nei vecchi oggetti, no? Siamo sempre attratti dal nuovo, però gli oggetti raccontano una storia, raccolgono qualcosa riferito al passato. Vi sarà sicuramente capitato di entrare in una, diciamo, in una soffitta e ritrovare oggetti un po' dimenticati, no? Però sono lasciati lì, ma raccolgono qualcosa, quindi lì hanno una nuova vita e entrano in un sistema commerciale. Vedete, tavole, sedie, abbigliamento, abbigliamento per bambini, per adulti, c'è davvero di tutto. Sembra un po' strano per noi italiani, ma vi posso assicurare che c'è un'area vastissima dove ci sono tutti i pezzi di sanitari. Per noi sembra un po' strano, no? Che si possa acquistare un sanitario in seconda mano, però anche questo risulta essere un oggetto da recuperare. Chi non può comprare un oggetto nuovo può andare a Urban Or e acquistare porte, come abbiamo visto prima. Ma questi, vediamo un po' quali sono stati i guadagni, sempre per il discorso dell'economia. E vedete come sono saliti dal 1981 il guadagno, dall'81 al 2011. E adesso vediamo un po' di numeri. C'è stato un profitto di quasi 3 milioni di dollari all'anno. Questo equivale, insomma, viene dato da posti di lavoro, 30 impiegati a tempo pieno che sono ben pagati con un buon sistema previdenziale. E l'azienda è aperta 7 giorni su 7, 10 ore e mezza al giorno. Urban Or è una delle 56.000 imprese di riciclo e riuso che fanno concorrenza alle imprese di smaltimento di rifiuti, perché pensiamoci bene, riflettiamo su questo. Noi sottraiamo con i centri di riparazione e riuso materiale che potrebbe andare dentro le discariche o bruciato negli inceneritori, uguale ricchezza. Ricchezza per gli imprenditori, per i privati, tra virgolette, riguardo agli inceneritori dell'industria sporca, no? Quindi tutto questo è una concorrenza, corrisponde a dei criteri di concorrenza. Negli Stati Uniti l'industria del riciclo e del riuso impiega oltre 1.100.000 persone, creando una retribuzione annua di quasi 37 miliardi di dollari e di più di 236 miliardi di dollari di fatturato annuale. Questo è un dato del 2011. Ma vediamo cosa viene raccolto a Urban Or. A Urban Or sono state definite le 12 categorie, diciamo, categorie di rifiuto risorsa, di risorsa, è una risorsa che genera vendita, beni riusabili, metalli, vetro, carta, dei materiali quindi dismessi, polimeri, tessuti, prodotti chimici, legno, scarti vegetali, i putrescibili, la terra e la ceramica. Qui in questa slide non entriamo nel dettaglio, vi ho messo proprio esattamente, vedete come anche in modo minuzioso si entra a definire e a catalogare. È anche affascinante, no? Entrare in questo mondo. Vi ho fatto vedere la foto dall'alto, questa visione così che poi corrisponde a questo schema, no? E a questa suddivisione. Ma perché dovremmo mai creare, essere spinti a creare un centro di riuso?
Prima di tutto perché il centro di riuso entra nei criteri di prevenzione dei rifiuti. Sottraiamo allo smaltimento e a quindi tutto il discorso di capacità di contenimento delle discariche. Diamo nuova vita agli oggetti, no? Gli oggetti acquisiscono, diciamo che tra virgolette sono morti, acquisiscono una nuova vita. Fra l'altro in Italia è obbligatorio, secondo questa legge, il decreto legislativo 2005 del 2010, in questo articolo 6,1 dice: le pubbliche amministrazioni promuovono la costruzione del sostegno, quindi i privati che vogliono creare questo tipo di impresa, di centri di riparazione e riutilizzo. Quindi è diciamo un aspetto importante anche sotto l'aspetto sotto livello legislativo. Perché creare un centro di riuso? Perché dà nuove forme di lavoro, no? Nuovi sistemi, ed è una soluzione, abbiamo visto poco fa nella mattinata, una soluzione. Facciamo con quello che abbiamo per creare economia. E anche, vediamo più avanti, vi farò vedere in un video, il centro di riuso è un luogo dove socializzare, di spazio pubblico, a disposizione degli abitanti, no? Sappiamo come sono importanti i teatri nelle città, i centri culturali. Il centro di riuso, attraverso la cultura della riparazione, del riuso degli oggetti, crea appunto comunicazione, un luogo di incontro, fruizione culturale. E questo è quello che si fa anche a Urban Nord. Like to thank Urban Ore, keeping it do-it-yourself status.
Nice. Quindi vedete come sono centri anche dove è possibile scambiare, vitali, no? L'essere umano può anche avere un confronto, un momento di svago, perché no? Adesso ci spostiamo nel Colorado, a Boulder, e vi voglio fare conoscere questa ONG, EcoCycle, è la più grande ONG negli Stati Uniti, 60 dipendenti con un fatturato di 4 milioni di dollari all'anno. EcoCycle è nata 37 anni fa grazie al lavoro di volontari che hanno trasformato Boulder in una delle 20 comunità degli Stati Uniti a offrire la raccolta porta a porta. Vedi, quando i cittadini vogliono, riescono a fare cose formidabili. Una delle più grandi organizzazioni no profit, come ho detto prima, che si occupano di riciclo e in partnership con l'amministrazione locale, ha una reputazione di fama internazionale ed è un'azienda pioniera e innovatrice nella conservazione delle risorse. Ma qual è la mission di EcoCycle? È quella di identificare, esplorare e dimostrare le frontiere emergenti di gestione sostenibile dei rifiuti, delle risorse, rifiuti, attraverso i concetti e le pratiche di rifiuti zero. E mette a fuoco appunto un aspetto importante, che come sia importante l'azione individuale, non al caso partono proprio dal volontariato, è comune per trasformare comportamenti sbagliati, l'etica incivile dell'usa e getta, della società usa e getta. Abbiamo approfondito prima questo aspetto, in una gestione eco-responsabile, no? Di responsabilità comune. Vediamo cosa fa EcoCycle. Gestisce appunto questo stabilimento, che è Boulder, questo centro di riciclo, County Recycling Center, e si occupa della raccolta differenziata per più di 800 imprese e lavora appunto creando sempre opportunità nel riciclo e, in questo centro, e fornisce, questo è un aspetto importante, poco fa si parlava della divulgazione e della formazione, programmi educativi pensate per oltre 25.000 studenti, quindi per la comunità. E anche un aspetto importante, fornisce un servizio chiamato Riciclo Hotline per rispondere alle domande dei cittadini. Spesso vi è capitato, ma questo, ma dove lo metto? Ecco, questo è un... dove lo metto? Che cosa ne faccio? Ho il dubbio, lo metto nell'indifferenziato, questo per dire, no? Allora con un servizio, quindi vedete com'è importante creare dialogo, questo è importantissimo, no? Non è, spesso ci troviamo di fronte a programmi calati dall'alto, no? Tieni, ti do questo, fai la differenziata, senza il coinvolgimento dei cittadini. Allora, amministrazioni virtuose non è soltanto nel raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, virtuoso è anche nella capacità all'origine di dialogare con i cittadini per capire qual è il progetto di raccolta differenziata che possa essere, tra virgolette, indossato in quella comunità, in che modo, no? Quindi creare quello che possiamo definire la democrazia partecipata, coinvolgere proprio dal basso, è importantissimo. Ritornando a EcoCycle, il direttore esecutivo Eric Lombardi, fra l'altro faccio una piccola parentesi, nel 2007 il comune di Capannori aderisce a Rifiuti Zero, alla strategia Rifiuti Zero Capannori in Toscana, in provincia di Lucca. Nel 2008 viene fatto un grande congresso dove sono stati invitati, poco fa vi ho mostrato Gary Lees, tutti, diciamo, i grandi del riciclo americano. Eric Lombardi era uno di questi, che è venuto appunto a parlare di business. Lui ci ha raccontato proprio questo aspetto importante, lui lo chiama appunto business disonesto, delle vecchie industrie, no? Che hanno devastato, che hanno creato il disastro ambientale, e che le vecchie industrie, fa riferimento all'industria di gestione dei rifiuti,
diciamo, è un'industria single bottom line, che dipende da vecchie tecnologie che distruggono, piuttosto che salvare le risorse, contrariamente alla Zero Waste Social Enterprise che abbiamo visto prima, no? E quindi oggi il percorso qual è? Oggi il percorso è quello di cambiare rotta. Queste industrie che avevano un unico obiettivo possano riconvertirsi. Ed è il caso, come vi ho mostrato prima, di Recology. Recology ha fatto un percorso di cambiamento, di transizione importante. E adesso ci spostiamo dall'America e andiamo in Europa. E qui vi mostro un esempio di imprenditoria familiare, è un'azienda familiare a Barcellona, El Safari. Diciamo, la loro missione è proprio quella di ridurre al minimo il consumo delle materie plastiche e promuovere nuovi prodotti. Quindi non sono altro che distributori alla spina o a caduta. Questo è a Barcellona. Ci spostiamo in Danimarca, vedete come possiamo arrivare a diversi aspetti. Questo è il campo della moda. Questo stilista, David Andersen, pensa ai suoi capi, le linee appunto diciamo che crea, sono tutti capi concepiti appunto secondo i principi di rifiuti zero, spreco zero. Lui crea i suoi capi con anche gli scarti tessili che restano da capi ideati. Quindi ricordate, si parlava di circolarità. Qui questa è una pratica, diciamo, reale, concreta, possiamo vedere con mano. E adesso ci spostiamo in Francia. Mi sono appassionata tantissimo con questo. Con questa azienda, si chiama Jean Bouteille, che dà un servizio di vuoto a rendere per i negozi di distribuzione alla spina di prodotti, e recupera le bottiglie che sono consegnate ai clienti, le lava e fornisce di nuovo i negozi. La mission è appunto la riduzione dei rifiuti e la libera scelta della quantità. Spesso vuoi un prodotto, ma c'è troppo quantità, troppo liquido dentro. Qui i cittadini possono direttamente scegliere quanto prodotto vogliono. Il sistema quindi di Jean Bouteille, lo vediamo qui, è nato nella regione Nord, al nord di Parigi, e questo sistema, appunto, vedete, si riempiono, poi vanno nelle case, alla fine poi fai col vuoto a rendere, le bottiglie sono lavate, e rivanno nel centro, nel negozio, per poter dare ad altri consumatori. E adesso vediamo il sistema di Jean Bouteille. E pourtant, jour après jour, des milliers de bouteilles innocentes sont utilisées une seule et unique fois. Si elles ne sont pas abandonnées dans la nature, elles sont au mieux recyclées. Mais en fait, tant d'énergie dépensée pour une bouteille qui avait à peine servi. C'est pour arrêter ce massacre absurde qu'est né Jean Bouteille. Jean Bouteille est presque comme les autres, sauf qu'il permet de consommer sans générer de déchets. Si, si, je vous assure. Il faut simplement vous rendre dans un magasin équipé de fontaines, de choisir son produit, la quantité désirée, et d'utiliser Jean Bouteille pour recueillir votre précieux nectar. Mais sa véritable force, c'est d'être consigné. Vous payez le liquide et la bouteille de manière séparée. Une fois vide, vous n'avez plus qu'à la ramener en magasin pour récupérer votre consigne et en avoir une autre, toute propre. Et voilà, comme ça, vous consommez sans générer de déchets. Notre héros est alors amené à la laveuse locale, celle installée dans un centre d'insertion par le travail. Après un brin de toilette, il est renvoyé aussi sec au magasin. Il pourra ensuite recommencer à recevoir du liquide en vrac et repartir pour un nouveau cycle. Et un autre.
et encore un autre. Ça n'a l'air de rien, la vie d'une bouteille. Et pourtant, Jean Bouteille n'achetait que l'essentiel. Jean Bouteille existe dans le Nord depuis près d'un an et ça démarre fort. L'objectif, c'est de faire voyager ses bouteilles le moins possible. Pour cela, il faut des laveuses de bouteilles un peu partout sur le territoire. Et c'est là où j'ai besoin de vous. Je m'engage à installer une nouvelle laveuse de bouteilles à chaque palier de 5000 euros atteint. Et cette laveuse sera installée là où il y a le plus de motivés. Donc si vous êtes pour le retour de la consigne et que vous souhaiteriez avoir Jean Bouteille près de chez vous, aidez-nous à répliquer ce système en soutenant le projet et en partageant l'information autour de vous. Diceva appunto di coinvolgere i cittadini lì dove ci sono questi negozi, ne volete che se ne aprano altre, che arrivi Jean Bouteille, chiedete il sistema per diciamo, se c'è un certo numero di cittadini per lavare questa diciamo, lavastoviglie che abbiamo visto, lavabottiglie. E alla fine diceva, prima del suo intervento, di questo giovane imprenditore, diceva appunto, sembra che nella vita di una bottiglia ci sia niente, ma avete visto com'era interessante tutto qua, questo percorso e come quell'oggetto è servito a più, diciamo, a più persone e più aspetti. Ci spostiamo in Spagna di nuovo e riandiamo in Spagna con questa, diciamo, questa esperienza. Compostadores è una società che produce compostiere di materiali riciclati e fornisce tutto il necessario per il compostaggio domestico e anche promuove l'autocompostaggio nei comuni. Questa società fa anche un'azione di comunicazione e formazione avanzata per quanto riguarda il compostaggio, fa un servizio di monitoraggio, perché sapete che lì dove vogliamo implementare le buone pratiche dobbiamo prima studiare il territorio, capire come applicare i progetti e come appunto arrivare a dei risultati significativi. Fa un servizio di consulenza e anche rapporto con dati ambientali, economici e sociali. Io vi do tutti questi dettagli proprio per avere spunti, per avere idee, per avere riflessioni. E questa è un po' la, diciamo, la comunicazione che viene data in questo comune rispetto al compostaggio. Ci spostiamo in Svezia, a Gothenburg. E questo è il centro di riparazione di riciclo e riuso, parco di riciclo viene chiamato, della città, proprio è un'amministrazione. Qua siamo all'interno proprio di un centro pubblico a Göteborg, inaugurato nel 2007, 30.000 metri quadrati, questo centro è costato 4 milioni di euro, all'interno ci sono 5 centri di riuso, compreso il parco di riciclo, più di 225.000 visitatori all'anno. Vedete, questo è il cuore del centro, come è organizzato, i cittadini quindi entrano da questa apertura, i vari spazi, vedete, incontrano il personale e poi c'è, diciamo, secondo tipologia vengono indirizzati. E c'è anche un negozio all'interno, possono scegliere una vasta prodotti di seconda mano e pensate, c'è anche una chiesetta. E dopo abbiamo, vedete, come un po' come Urban Hall, però questo è, diciamo, disposto in maniera diversa, selezionato per mobili, abiti, stoviglie, c'è un po' di tutto. E anche c'è un laboratorio di riciclo creativo e un ristorante con prodotti biologici. Vedete come tutto è coerente, no? Tutto ha una riflessione e c'è un impegno in tal senso. C'è anche un laboratorio di riparazione delle biciclette. Spesso a me è capitato non saper riparare la mia bicicletta, allora la porto da un vecchietto che fa questo di lavoro, e
Però è anche bello sapere riparare le cose che si rompono. Faccio una piccola parentesi, esiste, avete sicuramente sentito, viene da un'idea olandese, il Repair Café, che si sviluppa molto in Francia, è un laboratorio dove si insegna appunto ai cittadini a come riparare gli oggetti. Tutto questo è sottrazione di rifiuti dalla discarica, quindi anche abbiamo parlato della socializzazione, è anche un modo per comunicare, sempre per ritornare ai temi ambientali. All'interno del centro di Göteborg c'è un ristorante, come vi ho detto prima, con cibo biologico e elementi di falegnameria, oggetti, tubi, c'è davvero di tutto. Un altro aspetto importante è la condivisione. Vengono organizzati momenti, diciamo, più culturali, con concerti, iniziative per anche coinvolgere cittadini di diverse fasce di età, no? Giovani, ma anche bambini. E questa è un po', vedete, la fila, la foto a sinistra in alto, la fila che c'è per raggiungere questo luogo. Vedete come sono coinvolti tantissimo i cittadini, le persone, i bambini con i giochi, il clown e anche gli anziani con, diciamo, un momento anche ludico. Bene, questa era la prima parte dell'intervento di oggi. Nel pomeriggio vedremo le esperienze italiane attraverso il giro delle buone pratiche che si è svolto nel maggio scorso partendo da Milano, le buone pratiche rifiuti zero delle imprese. Adesso vorrei lasciare un po' un momento di confronto in modo che non sia, diciamo, a senso unico questa mattinata, questa giornata, se ci sono diciamo, dubbi o anche semplicemente curiosità. O anche semplicemente un momento di riflessione, così come prego. Giusto delle informazioni. Comunque, a parte, insomma, è stato molto interessante anche l'intervento di ieri e tutto questo corso organizzato. Vorrei capire un po' meglio le autorizzazioni, le leggi, cioè cosa è permesso fare e cosa no. Allora, rispetto, diciamo, oggi pomeriggio parlerò un po' su cosa è possibile fare, sulla tipologia ad esempio di cooperativa, se deve essere più o una società, però sotto l'aspetto, diciamo, burocratico non sono informazioni, diciamo, di mia competenza, ecco, mi dispiace non poterle rispondere, sulle autorizzazioni. Ho chiesto, diciamo, delle informazioni sicuramente per imprese che vogliono nascere, sicuramente c'è tutta una trafila burocratica, anche la cosa più importante è l'idea, ecco, partire dall'idea, rafforzare l'idea. Oggi pomeriggio parlerò di questo, come rafforzare l'idea, come coinvolgere delle persone fidate e poi anche rivolgersi a un commercialista, no? Un commercialista di fiducia che possa indirizzare verso la tipologia, diciamo, di struttura più adeguata. Però preferisco non dire cose, diciamo, cose non corrette, non è di mia competenza. All'interno della vostra organizzazione c'è un settore che si occupa di consulenza legale per la formazione di gruppi, di cooperative, quindi di indirizzo verso quello che è il percorso burocratico, anche perché lei parlava prima di concorrenza verso chi fa questo tipo di attività. Chi fa questo tipo di attività al sud viene da un percorso professionale, tra virgolette, diciamo un po' strano, no? Insomma, sappiamo bene quello che è il degrado ambientale che abbiamo, ma non parlo della terra di fuoco o di Taranto, parlo di tutta una serie di
piccole discariche disseminate di mine, di disseminate in territori. Io vengo dalla provincia di Bari, vivo qui da 4 anni. Ultimamente anche dalle nostre parti, che sembrava, come dire, un posto, no, dove quasi un'isola felice, o comunque che non era toccato da queste emergenze, in realtà hanno scoperto delle discariche su cui poi anche nel Salento hanno una discarica con rifiuti tossici su cui hanno fatto un parco per bambini. No, per dire, ci troviamo di fronte a situazioni di irresponsabili di amministrazioni e altro. Quindi la mia domanda era a chi rivolgersi per, come dire, orientarsi all'interno delle leggi, perché se un'idea di questo tipo sottrae, no, business a chi fa business sui rifiuti, c'è bisogno di farlo legalmente. Certo. E quindi era questo. Beh, già per esempio per quanto riguarda il centro di riparazione e riuso, c'è il riferimento alla legge che vi ho dato, e quello è importante. E noi diciamo siamo un'associazione nazionale e la storia è abbastanza lunga, però di costituzione abbastanza recente. Costituzione sotto l'aspetto legale è stata fondata a luglio e all'interno, proprio inizi di gennaio, abbiamo fatto l'Assemblea Nazionale Pubblica e ci sarà un comitato legale, diciamo, e abbiamo proprio l'idea di poter dare assistenza, così come lei ha detto, a chi vuole indirizzarsi. Diciamo è in corso, tutto questo è in corso. Non sono, diciamo, non posso darle delle informazioni precise, però se si vuole iniziare un percorso di concorrenza, anche come lei ha detto, sicuramente bisogna blindare un po' il progetto, capire sotto l'aspetto legislativo, burocratico, qual è il percorso e anche, perché no, vedere, consultare, come hanno fatto gli altri, consultare un'azienda che ha operato ad esempio in un certo settore, andare a incontrare le persone, sempre per quel discorso dietro le strutture ci sono le persone, no? Capire quale percorso hanno fatto, quali problemi, ecco, hanno fatto. Ecco, io diciamo questo è qualcosa che dobbiamo ancora sviluppare in itere. Allora, da una parte c'è una piccola risposta in parte anche alla domanda di Tommaso. Diciamo, da una parte c'è un processo in atto all'interno dell'organizzazione per creare un gruppo che possa anche certificare, no, le imprese che sono in linea mondiale. A livello mondiale, però anche a livello locale, sì. Diciamo, ci si sta muovendo in questo senso, perché ci sia una sorta di comitato tecnico, insomma, che possa dare delle linee guida anche in questo senso. Poi specificamente anche rispetto all'impresa si vedrà, insomma, no? Dal punto di vista pratico, quello che nella mia breve esperienza da 2 anni a questa parte conosco l'organizzazione, 3 anni, diciamo, quindi non è tantissimo, e nei progetti, cioè, diciamo, utilizzare quelle che sono le linee finanziarie per la progettazione, prima di tutto sociale, per poter fare una sperimentazione, molto spesso prima a livello associativo, laddove cioè queste tematiche si legano al sociale, al culturale, eccetera, è più facile anche intercettare fondi che sono legati al sociale, al culturale, ambientale, quindi utilizzare canali che siano, diciamo, no profit prima che profit, per sperimentare in maniera anche informale quella che è la sensibilità sul territorio, iniziare a fare dei piccoli progetti simbolici. Dall'altra parte, per esempio, abbiamo anche candidato un progetto per un centro di riparazione e riuso, però in quel caso c'erano 2 amministrazioni concorrenti che non avevano formalizzato la cessione di uno spazio adeguato, e quindi in quel caso non è passato. Quindi, diciamo, in questo senso, almeno io nel mio piccolo mi sto attivando, quindi se ci sono delle sinergie, insomma, si fa. Tutto il resto è appunto sperimentazione, confronto con, appunto, come diceva Patrizia, con le realtà che sono già in atto, e soprattutto per capire che cosa si può fare, da dove si può partire, che cosa si può fare nel territorio. Tutto il resto è inutile guardarlo, cioè quello che è la sensibilità esterna,
Cioè, se uno si deve, diciamo, deve partire da un contesto assolutamente favorevole, è chiaro che qua sarebbe assolutamente impossibile fare praticamente quasi tutto, anche un'impresa in un altro settore, insomma. Quindi, diciamo, questo deve essere già superato dentro, diciamo, come spinta individuale, no? Rispetto a quello che è l'interesse, la spinta emotiva, rispetto a quello che si vuole fare. E poi proviamo insieme, proviamo anche alla fine di questo percorso, negli ultimi 2 giorni, a ideare qualcosa. Non so se ci sono altre riflessioni da fare insieme. Aspetti. Per quanto riguarda i centri di riuso, c'è un calcolo di quanto materiale, per quanto tempo il materiale rimane all'interno e se c'è uno scarto? Cioè, nel senso, se ci sono materiali che non vengono riutilizzate, per cui poi diventano comunque rifiuto. Ah, rifiuto. No, si cerca che tutto, diciamo, sia anche presentato in modo accattivante per entrare in circuito. Adesso i dati precisi non li so, perché bisognerebbe vedere centro per centro. Però si fa molta attenzione che non ci siano rifiuti, no? Che tutto possa essere recuperabile, tutto possa essere riutilizzabile. Si fa molta attenzione a questo. Adesso non so i dati esattamente centro per centro. Una nota al proposito degli scarti, no? Nella logica della produzione occidentale, insomma, diciamo così, può essere considerato scarto quello che è un invenduto entro un determinato lasso di tempo, per cui già diventa, anche questo nella logica proprio della produzione e del consumo, diventa rifiuto. A me viene in mente, insomma, visto che ho passato una breve esperienza nei paesi arabi, che lì per esempio loro investono una determinata somma per creare il loro grande bazar, investono tutto quello che hanno per comprare oggetti, perché credono nel valore intrinseco degli oggetti e dicono: prima o poi nell'arco della mia vita questo oggetto andrà via, verrà venduto, perché è stato creato, c'è un valore aggiunto, c'è una determinata importanza e andrà via. E lì non c'è un discorso di scarto rispetto alla produzione, cioè lì effettivamente questo passaggio, che è molto interno proprio al sistema di mercato del mondo occidentale, proprio non c'è. Quindi vuol dire che c'è anche un'altra logica di pensiero, voglio dire, questo è un modo, no, di pensare, di ragionare rispetto al sistema della produzione, noi ne abbiamo un altro, però ce ne sono tanti, sicuramente un posto come quelli potrà contenere oggetti, migliaia di oggetti, anche per un lungo periodo di tempo, perché dovrebbero andare via prima che vengano venduti? Insomma, sicuramente c'è qualcuno che potrà essere interessato prima o poi a prenderli, insomma. Cioè, la logica del ricambio, della novità dell'oggetto è rispetto alla vetrina, no? La vetrina che noi immaginiamo debba essere ricambiata continuamente, periodicamente, per attrarre. Però lì si entra proprio in una logica diversa, e questo forse che dobbiamo un po' anche pensare. Sì, a proposito di questo, però, dico, comunque alla fine poi gli spazi si riempiono, se si accumula ci sarà il modo, poi, cioè, non sono infiniti gli spazi, no? Era questo. Ok, oggi pomeriggio allora.